io sarei diventata invece di una youtuber un dottore, oppure uno scienziato o una musicista, oppure sarei finita sotto un ponte. E questo vale anche per i miei amici, ma oggi scopriremo che scelte faremo nel gioco della vita. Ragazzi, benvenuti nella nostra fantastica città, dove vivremo la nostra vita. Siamo in un posto molto, un po' sud, tipo isola, no? Sì. Ok, ma allora che sono? A piano piano ognuno tirerà il dado e andrà avanti nel proprio percorso. Okay. E chi fa vive la migliore vita vince, praticamente. Molto semplice. Okay. Fighissimo. Vediamo chi inizia. Dai. Io che sono bello. Inizia siamo. Io ultima. E andiamo. Allora, cosa vuoi scegliere? Oh. Università o carriera? Carriera, io devo seguire la mia vita come ho fatto io, quindi carriera, voglio un lavoro. Carriera. Ok, e che, pescatore o istruttore di surf? Guarda, funziona così. Uno dà tanti soldi, però devi pagare tante tasse. L'altro deve poco, però paghi. Tanto ci siamo abituati a pagare tante tasse. Fai tu, io non mi intrometto. Istruttore di surf. Wow. Vai, il tuo numero fortunato è 7. Ogni volta che uscirà il numero 7 ti daranno dei soldi. Tira per muovere, vai. Cosa è successo? Uscito 2. Quindi devo muovermi di 2. Attenzione, soldini! Oh, la fino paga. Wow. Vai, è il mio momento. Vai, Iro. Cosa scegli, università o carriera? Allora, io non ho mai fatto l'università, ma da una parte avrei voluto farla. Devi pagare 100.000 però, Aia. Noi paghiamo. Povero subito. Hai perso un sacco di soldi. Va bene lo stesso. Bisogna dare nella vita per ricevere. Wow. Mamma mia. Hashtag grande saggio. Esatto. Io grande saggio. Ok. Gira sta ruota. No, scusa. Oh no, devi dare i soldi a Xiao, se no. No, era 6. Sto a posto, 6 caselle. Stop. Ti fermi per studiare. Esplodo. Bravo, complimentino. Ti sei laureato. Guarda, ingegneria aerospaziale. Ma, no, ma ci ha messo un attimo. Certo, ok. Il massimo della coscienza, ok. Conoscenza. Che ho dei bonus. Sì, perché qualcosa. È quello più intelligente, quindi ha il bonus per adesso. Big brain time. Vedi? Laureato. Studiando hai dei lavori migliori. Io ho paura dell'oceano, quindi vado per la giungla. Bene, Madonna, 90 però di tutto quello che guadagni lo devi ridare indietro. Il numero fortunato è il 10, bene. Ok, perfetto. Sta andando tutto ok per adesso. C'è chi ha deciso di lavorare e chi ha deciso di studiare. Oh no, Aia, devi pagare Xiao. Ma non hai più soldi. Ragazzi, tranquilla, va tutto bene. Insomma. E li prendo adesso, mi sa. Hai visto il stipendio? 100.000, aiuto. Ok. Accampati sotto le stelle o vai a studiare chitarra? Un guarigine romantico o penserai ad essere ancora più intelligente, caro Iro? Alle ragazze piacciono i tipi intelligenti. Wow! Quello posso trovarla anche dopo, per ora pensiamo... Anche io volevo puntare tutto sull'intelligenza. Comunque a Iro i soldi mi sa che non gli piacciono, No, vediamo che cosa i soldi niente. Fanno schifo. Geni, università o carriera? Raga, università, dai. Ma solo quello non studia? Evidentemente si sono il somaro tra tutti. Vabbè. Abbiamo fatto 7-6-5. Bene, 7-6-5. E anche Jenny si ferma per studiare. Quindi ti laurei. E ci laureiamo. È carina. E cosa scegli? Vediamo cosa ti spunta come lavoro. Ti prego, qualcosa di... Ornitologo. Wow, mamma mia, 120.000. Ornitologo, ragazzi. Okay. Cosa studia l'ornitologo? Gli animali. Gli orni. 2. Okay. Modesto, dai. Oh, corsa go-kart. Vediamo chi vince. Dai, corsa go-kart. Allora, funziona così. Il primo che fa il numero più alto, praticamente, vince 200.000. Il numero più basso è 10. 9. Sì. Difficile. Vediamo se riesco a fare... Oh, no! No, era quasi sul 10! No! Non sarà il migliore, ma non sono neanche il peggiore, allora. Vabbè. Dai, sei, meglio di niente. Dai, fai gira uno, la ruota, due. Va bene. Vabbè. Scatole, vabbè. Io prendo 10 10.000. Godo, 200.000. Ma sapete cosa? Va bene così, la mia vita ancora non è iniziata. Inizia adesso. Sono appena nata, ragazzi. Oh. Madonna, Maxio è ricchissimo. Vedi, senza studiare. Incredibile. Ok, tocca a me. Andrò anche in università. Aspetta un attimo. Boh, ragazzi, io fate veramente... Voglio un lavoro... No! Mannaggia. Eccoci qua, hai visto? Ma già si punta subito. Ma no, l'ho girato bene. Mi sa di no. Ok, 3. Ok, hai fatto 3. Ma mi sa che nemmeno mi laureo. No, raga! Oddio. Guarda una partita in streaming o migliore il tuo computer? Al 100k devi dare. Sai che cosa ti dico?
Io mi do mi metto i debiti, però voglio il computer gaming. Mi pazza. Ho il massimo in ricchezza. Va bene così. Vai. Madonna. Viverò con 10.000 euro, sì. Dai, ce la posso fare. Vai, ciao. Giriamo la ruota. Potentissimo. Soldi. Beh, d'altronde. Ho stipendiuccio. Io prendo solo soldi, ragazzi. Vabbè. È il momento dell'intelligenza di questo mondo. Vai. Sei. Dove vai? Oh, devi prendere una scelta di vita, Iro. Allora, cosa fai? Vai single e ti concentri sul tuo obiettivo o ti sposi? Dopo essere diventato intelligente, aver fatto carriera, è il momento di trovarsi una compagna. Ma che tipo romantico! Incredibile. Ho fatto carriera, ho fatto l'università, sono una brava persona, ho potenzialità nella vita e prendo dei soldi, vedi? E andiamo. Ma si sposa? E ti fermi per sposarti, quindi. Chi ti sposi? Xiao? Jenny? No. Oh mio Dio. Non pensavo che dovessimo sposare tra di noi. Oddio, sono la prescelta. No, non è Jenny, noi siamo di lato, vedi, siamo tutti invitati. Certo. Ok, in teoria devi rigirare la ruota. Mi sta dando coroncine, cose varie. Perché che non sei sia primo in intelligenza che in amore. Una lettera. Gira, questo è per il vostro viaggio di nozze. Nero vi danno 20.000, rosso 10.000, niente. E niente, andate, niente. No. Ma gira bene. Gira bene. Ok. Nero, dai, a posto. Caraibi. Ma come tutti? Noi dobbiamo. No! Godo! L'intelligenza! Sono almeno 10.000! Robby è meno 10.000! Oh. Gira per me. Robby sta iniziando la tua carriera senza tetto. No, deve essere la più ricca. 2, ok. Oddio, guarda questo. Meno male. Devi scegliere fra fare i babysitter, quindi vincere soldi o andare a una lezione di surf. Io sono un istruttore, ti ricordo. Andare da Xiao. C'è un po' di questo, dai. Sta cercando di mettersi i soldi da parte. Sì, palese. E adesso c'è la famiglia da mantenere, dai, su. Giusto. Ok, perfetto. Bene. Ok, dai, qualcosa di ciccione, per favore. Oh, il mio numero preferito, dai. Ciao, Xiao. Madre. Prima di... Quasi. Fai un acquisto di un fumetto raro o il computer? Io mi migliorerò il computer. Bene, ci sta. Ok, fatemi andare all'università pure a me, per favore. Grazie. Quando resti a corto di denaro, la banca ti assegnerà un prestito per 50.000 di cui hai bisogno. Tuttavia, ogni prestito che raccogli farà per diminuire il punteggio finale. Oh no, prestito. Vabbè, ragazzi, ci sta nella vita. Si deve rischiare. Ma il numero? Vabbè, 10, però devo dare i soldi. Aspetta, mi metto un altro debito. Grazie. Raga. Oh no. Non altro debito. Ok, almeno fatemi prendere un bel lavoro. Per favore. Sei laureata, complimenti. Grazie. Ma non sono lavori giganti. Scultore di gelato io voterei. Vai, scultore di gelato. E mi prendi il numero 6. Va bene, ok. Dai. Per favore, basta debiti. No, non li posso pagare! È il mio. Ok. Bonus. Stipendio, dai. Cos'è, dai, ragazzi? Lavoro. Posso migliorare? Chiedi un aumento oppure sfida la fortuna e potresti trovare un lavoro migliore? Chiedi un aumento. Quante volte vuoi sfidare la fortuna, però? Sfidiamo la fortuna. Hai due debiti. 120.000! Dai. Sì. Il mio stesso lavoro, l'ornitologo. Siamo adesso delle... Colleghe. Google cosa vuol dire ornitologo. Ci ricomincio, Dai. Allora, Iro sta andando a finire la sua vita, praticamente. Io, ragazzi, ancora io non ho fatto niente. Hai solo guadagnato soldi. Hai fatto solo il surfista. È incredibile, Proprio la tua vita te la vivi al 100%. Battaglia con laser tag, ragazzi, per forza. Vediamo faremo chi guadagna più soldi, vediamo. Laser tag. Vediamo. Sei è pochissimo. Beh, dipende quanto fanno gli altri. Potere della iella. Non vinco io. Visto potere della iella. Probabilmente non vince Iro. Vediamo. Oh, ragazzi, io ho bisogno di soldi. Tocca a me. Ho bisogno di soldi. Ho già preso troppi debiti. Oh mio Dio, non ci credo. Ragazzi. Chi ha bisogno dei debiti quando puoi giocare a laser tag? Scusatemi. Io ho solo soldi, fatemeli spendere. ti serviranno più avanti i soldi, Attento. Quindi, tocca a Iro. Vediamo cosa succede. Uno. Oh mio Dio. Vabbè, ok. Soldi. Ti faccio sputi? È il tuo giorno fortunato. Mi piace che sta andando con la moglie in Vespa, tipo. Proprio romantico, proprio italiano. Per me italiano. Non è impegnato lui. Mannaggia, per un secondo. Però ti fermi subito. Cacchio. Che fai, vita da single o ti sposi? Io ho scelto la vita da sposato, allora sceglierò la vita dello studio. Mi darò all'ornitologia. Ornitologia. 10. Cos'è l'ornitologia? Infatti gli devo dare i soldi a Iro. Vabbè, li ripresi. Madonna, quanto guadagna questo? Quanto guadagna? Destino.
Potresti oddio. Avere un imprevisto. O la paga della banca, o un oddio. Bambino, la casa. Oddio! Cosa? Compra la casa. Devo comprare per forza. Fai. Non la puoi vendere, non ce l'hai. Che casa ti prendi? Albergo? Oh mio Dio. Oppure un bulgur familiare? Ma stai da io ne ho 530 albergo in centro, ragazzi. Ma che te ne fai da sola? Vabbè. Si investe qua, si investe. Ha fatto un B&B da Jenny. Tocca a me. E quando mai? Ah, sono i miei? No, va bene. No, è tuo. Mi fermo, prima di decidere. Allora, organizzo una festa, però sarei molto felice. Dai, ragazzi, me lo merito. Mi sono laureata, ragazzi, scusatemi. Può stare, scusate. Cioè, che 100.000 però hai 100.000 euro di debito, esatto. Vabbè, pazienza, poi lo ripago. Evidentemente mi piace fare feste costose, che devo dire. Ma dai, no, li ripago. La vita normale, comunque, grazie, ti prego, mi servivano per ripagare la festa. Figurati, guarda. Grazie. Vabbè, perché partecipato. Ti sposi o rimani single? Rimango single. Che dici? Single, proprio servista da Tamarro, proprio. Single, io single. Tatuaggi. Mi sposo. God, 8. Let's go. Surfista per sempre, praticamente. Soldi. Prende solo sordi questi Cristiano. Che succede? Fai un concerto o fai da babysitter? Vado ad un concerto. Ma dici, nella vita qualcosa dovrei fare, dici. Madonna, esperienza almeno, dico, sai, manco tanto. Letteralmente io ho due vite totalmente diverse, abbiamo. Sì, lui è tutto rock and roll, tu fammi. Grazie, no. La festa l'ho ripagata. La festa l'ho ripagata, ragazzi. L'ho ripagata noi la festa quella, raga. No, potevi fare un bambino. Ok, azione. Che succede? Esplode porta, qualcosa? Gioco da tavola o babysitter? Dai, gioco da tavola. Perché vuoi guadagnare qualcosa, certo, Certo, io sono un po' al verde, ragazzi. Che Jenny, in realtà. Non è vero, sei la seconda più ricca, smettila. Non è vero. Ti prego, dai. No, vai a quel paese. Ah, ne ho fatto 7. Aspetta. Oddio, non riesco. Ma perché non si gira? Ok. Vabbè, 7 anch'io. Dai, fai meno di me. Meno. Godo. Ci sta, ho preso 2 euro. Quanto ci prendiamo? Ci prendiamo 80k a testa, già mi sa. Meno male. Eh sì, mi spiace che sia, Vabbè, ci sta, dai. Ma un sacco di soldi. Attenzione, raga, l'ho sposato qua, inizia a fare faville, guardate. Sì. Vabbè, sposato, ricco, cioè, la vita migliore. La moglie lavora. La moglie, non lo so, non gliel'ho chiesto. Non ci parla, questo. Lì per figura. No, Jeff, ero quasi. Sposarti. Acquisto uno smartphone o battaglia di laser tag? Mi dispiace. Devo tenermi la corona, scusatemi. Ok, tocca a me. Vediamo se riesco a girare sta ruota. 1. Vabbè, dai, ok. Che cosa faccio? Sapete cosa? Mi sa che devo prendermi la coroncina su i cuori, ok? Quindi metterò su famiglia. Vediamo. 3. Ok. Ma prendo qualche soldo? No! Oh, no. Sì. Aia, lacciare un nemico. Raga, ma sono molto sfortunata in questo gioco. Ma non è ancora di da pagare? Poi alla fine li pago. Vai, il nostro surfista preferito. Madonna, chi è il set? Tu. Ah, io, ok. No, sono contento. Ok. Hai investito tutti. Ok. Azione, che devo fare? Fai da babysitter o vai? Hai un altro concerto, vai. Ci sono i metalli. Mi vuoi superare in cuori? No, mannaggia. Oh, lasciatevi qualcosa. Ho solo debiti. Cioè, questo qua fa solo concerti nella sua vita. L'istruttore di surf è molto felice, però. Hai soldi a Jenny. Grazie. No, io ho 10. Però devi scegliere adesso fra famiglia o casa. Vabbè. Cioè, vuoi un figlio oppure vuoi casa? Allora, sto bene economicamente, potrei anche fare un bambino. Però il bambino prima ha bisogno di un bel posto dove crescere. Quindi ci prendiamo una bella casetta. Che padre responsabile, che uomo incredibile. Complimenti, signorino. È il momento di pagare le tasse. No, le tasse! Le imposte. Vabbè, 90k, okay, poteva essere di peggio. Comunque realistico questo gioco della vita. Dai. Ti sei data i soldi. Meno male, la banca mi dà i soldi. Vai. Per qualche motivo. Però devi scegliere che fai. Ma io carriera per forza, investimento. Cioè, sola vuoi morire praticamente. Sì, morirò da sola. Madonna, Jenny. E non do manco le tasse a nessuno. Prende soldi. Solo soldi si prende. Attenzione. Vediamo come va la mia di vita. Farò un figlio? Non lo farò? Oh, incredibile. Mi autopago però. Mi sposo.
giustamente. Bene. Ok, va bene. Auguri. Ma no, ma sono un maschio con un altro ma... Cosa sta succedendo? Vabbè, auguri, che devo dire. Mi sono sposato mio marito in macchina, almeno. Ah, giusto, i soldi per la mio viaggio. Dai, dai, voglio darti dai, poco, godo. No, avrei un matrimonio terribile. No, ma ha preso il massimo. Sto fame. Sì. 20k, no. Grazie ragazzi, ragazzi, grazie. 20.000 ogni persona, che razza di matrimonio è? Uno, io vedi che faccio i matrimoni in grande, non vedi che ho speso un sacco di soldi, no, mannaggia. Era cruda però la cena. Non era cruda. Ok, dove vado? Non dimmi sulle imposte perché mi metto a piano. Ah, ok. Azione. Puoi risparmiare fino a... Ripaga i prestiti. Ripago i prestiti, sì. Raga. Dai, ripago i prestiti. Uno. Posso fare entrare? Ah, solo uno. Vabbè. Uno per volta. Vai, ciao. No, non credo. Madonna. Sì! Quello è 50k, ricco. Ma com'è possibile? Serviva. Allora, tu casa o figli? Dico. Casa da solo. Non, dopo la vita loca, niente figli? Assolutamente sì. Ok. Casa da solo. No, godo. No, fatica andare un po' sul 4. Che numero hai fatto? No, sì, non ci credo. Tocca. Paghiamo tutte le tasse, tranne te, scusami. Va bene, hai ragione. Quanto è bello fare il surfista? Destino. Oddio, destino? Le imposte sono molto grandi. Azione. Guarda un dinosauro, investi in borsa. Un dinosauro. Sempre buono tenersi acculturati, ma business, signore. Ok. Sta mettendo da parte qualche cosina per i soldini. Va bene, Gianni, tocca a te. Niente, non hai azione però. Cosa vuoi fare? Vorrei una casa. Vendi le tue case. Boh, vendere la casa già adesso, Gè. Non è presto. Hai ragione, andiamo in vacanza. Io sono una buona amica, ti do dei buoni consigli. Vuole fare perdere. Non è vero. Sicuro. Oh, sei. Vediamo cosa mi esce. Devo scegliere. Allora, sapete cosa? Avete scelto tutte le case. Io ho ancora dei debiti, mi faccio una famiglia. Allora... Debiti anche loro? Dici almeno così muori e pagano tutti i tuoi figli, giusto? Sì. Intanto dammi i soldi. No. Non intendevo quello, però va bene lo stesso. Vabbè, ora li guadagno, dai. Dove vado col 9? Faccio un figlio? No, l'ho saltato. Li hai evitati proprio i figli. Vabbè, mi guardo un documentario. No, aspetta, vincitore. Duello di marra cinese? No, io mi guardo un documentario, raga, i soldi me li tengo, scusate. Con mio marito, nella macchinina. Dai, basta, io. Cioè, sei il giusto grande investitore, praticamente. Oddio. Oddio, cos'è qua? Cos'è? Corso online, continua la vita a non fermarti. Ma non fermarti, surfista fino alla fine. Ho 80 anni ancora a calcare le onde. Continuo la mia vita. 9, ecco. Madonna. Grazie. Sto dando solo soldi a voi. Un grande investitore. Io finirò sotto un ponte, lo so. La casa. Compra. In spiaggia. Una casa. Compra. Cosa compro? In spiaggia, lo yacht. Lo yacht! Sei un surfista in realtà, quindi... Sì, dai, lo yacht. Guardalo. Che fresco. E via. Che fresco. 200.000 andati e i soldi sono finiti. Perfetto. Io letteralmente ho la vita più normia pagante che si può. Ma in realtà è la vita migliore di tutti qua in mezzo. Potevi darmi qualche soldo ricco del cavolo. Oh, pure casetta. No, vediamo. Beh, tu ti puoi prendere una bella casa. Vediamo in teoria. Tenda di lusso. Tenda. Però è di lusso. Mi compro la scuola di surf di Xiao, così divento il suo superiore. Oh no, Xiao. Ti sta per rovinare la vita. Ho proprietà della sua anima, dai. Un granchio che si prende una tenda. Ho perso la moglie, dov'è? Mamma mia, hai perso tanti soldi anche. Ok, io spero di fare uno. Sì. Però volevo fare uno, volevo la casa. Dovrei scegliere se vuoi continuare a studiare o vivi la vita loca. Allora, c'è la possibilità di fare un figlio e avere una casa a destra, quindi... Dici, va bene. Ruota delle probabilità, potresti avere un figlio adesso, eh? Oppure una casa. Azione, niente. Ok, azione, vediamo cosa spunta. Barbecue. Okay. Eccoci, grazie. Buone le salsicce, comunque. Allora, le costine al barbecue. Vediamo cosa mi esce. Oh, grazie, non diamo soldi a nessuno, che dite? Sapete cosa? Voi vivetevi la vita loca, io mi sono sposata, corso online. Corso online, ci sta. Di che cosa? Di inglese? Alla fine sono quella più intelligente. Ok, non si direbbe dalla faccia. Madonna! Biologo marino. È bellissimo, sì. Però il pilota di deltaplano non aveva imposte. Ma chi se ne frega? Vedi? Mi Madonna, autopago. Che fortuna che c'hai. Ora vado su imposte, guarda. No, forse no. No, Madonna, azione. Raga, un milione c'ha. Sono la più ricca, mi sa. Vuoi risparmiare? Ripaghiamo i prestiti. Raga, sto a posto io. Mi sono ripresa completamente.
non fare uno. La cosa divertente è che io ho la corona nelle robe sentimentali che le ho sempre evitate. No, nel sei gioco, felice, quindi... sei felice. Ah, ok. Vabbè, hai finito. Ti sei fatto due concerti. Dai, hai fatto il surfista. Hai vissuto la tua vita tranquilla. Living con... la vita loca, living la vita loca. Vendi lo yacht, vabbè, sì, lo yacht. Hai fatto profitto? Beh, comunque ci hai recuperato un poco. Ma sì, guarda, sicuramente. Pensione però io... o ti godi la vita? Io, ragazzi, mi godo la vita. Solo io sono andato in pensione. Ok, gira? Okay, almeno. Oh, vabbè, mi tengo la mia felicità. Almeno, dice. Ok, vediamo a chi è andata la vita peggio. Adesso si fanno i punti. Vediamo chi è il punteggio più alto. Facciamo i conti. Penso Iro. Dai, probabile. Ho come un signore. Sono morto ricco e sposato con tante case. Madonna, raga, guardate a me. Allora, io ho 1400 punti. Oh, quasi pari, Iro e Jenny. Incredibile. Aiuto. Gli attributi vince lei, per metà. Non è giusto. 1600, siamo proprio bassissimo. Oh, tu hai il bonus della corona. Io il bonus dell'intelligenza. Attenzione. Vincere di poco. Vabbè, 400 punti col buco. Sono la terza. Vinto Jenny. Ha avuto la migliore. Questo mi insegna a vivere la vita io da soli, ragazzi. Al centro. E se era stato l'ultimo, e praticamente Iro ha vissuto tipo la best life. Però va bene. In realtà, detto ciò, sì, è la migliore. Diteci nei commenti chi pensavate che avesse vissuto la peggiore vita. E ci vediamo un prossimo video. Ciao.